Buon pomeriggio, benvenuti ai nostri telespettatori al consueto appuntamento di Circus, qui in diretta dalla piscina polisportiva Messina, in compagnia dell'amico giornalista Giovanni Saia Bisazza. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite importante, padre Mario Magro, che io ringrazio vivamente di aver accolto il nostro invito. Padre Mario Magro è il rettore della Basilica di Sant'Antonio, ma anche il presidente delle Basiliche d'Italia, è anche componente della Commissione Episcopale, si occupa dell'evangelizzazione e ormai da diversi anni il territorio messinese lo vede proprio come protagonista in questo percorso di aiuto, di carità, di coinvolgimento. Ultimo evento importante che lo ha visto ben impegnato in città, un evento insomma, di una certa entità, è la festa di Sant'Antonio, che per i messinesi la città è uno degli eventi, forse non dico il più importante, ma dico uno dei più importanti annuali, appuntamenti diciamo. Religiosi, penso pari livello della Vara, forse organizzativamente anche più complesso, perché si sviluppa, ora poi padre Mario ci racconterà meglio, in diversi giorni, di quasi una settimana di eventi che coinvolge un po' tutto il centro della città. Padre Mario, allora, cosa ci racconta? Cosa ci cerchiamo vuole? Di conoscere meglio questa grande realtà, ecco. La parrocchia di Sant'Antonio, che noi la conosciamo tutti ovviamente, sappiamo quello che succede, la mensa, le attività. Feste appunto e carità. Chiaramente, ecco, chiaramente al servizio del territorio, però quest'oggi vogliamo focalizzare meglio. Bene, intanto grazie per l'invito e sono contento oggi di poter comunicare anche a coloro che ci ascoltano qualcosa di più per conoscere la realtà della Basilica Santuario di Sant'Antonio, che è stata fondata sulle macerie del famoso quartiere Avignone, da un santo della nostra città, Sant'Annibale Maria di Francia. Ecco, partiamo dalla persona di questo santo perché tutto viene fatto risalire a lui, in quanto lui è stato promotore della devozione a Sant'Antonio proprio nel quartiere Avignone, perché storicamente Sant'Antonio è stato anche in città come tutti conosciamo, ma nel territorio del quartiere Avignone non c'era mai stato Sant'Antonio storicamente. È stata portata la devozione grazie a Sant'Annibale Maria di Francia, dove iniziò le sue opere di carità. Quindi, come vedete, la festa, la devozione a Sant'Antonio si sposa con la carità, con le opere di carità, gli orfanotrofi che lui fondò proprio nel quartiere Avignone. E la festa, naturalmente, come tutti voi conoscete, è una festa che attira oggi tantissimi pellegrini e fedeli da ogni dove del sud Italia. Ed è bello perché quasi direi che tanti non vanno a Padova ma rimangono qui nel sud e vengono a Sant'Antonio a Messina. Quindi soltanto i messinesi, ecco, questo. No, non soltanto i messinesi, sì, sono tantissimi quelli che vengono dalle province della Sicilia, ma anche dalla vicina Calabria, dalla Puglia, dalla Campania. Anzi, quest'anno c'è stato anche un omaggio al cardinale che è venuto dal Vaticano da parte della Memoria dell'Arte, che ha donato un'opera importante al cardinale, ecco, e hanno scelto la festa di Sant'Antonio proprio venendo da Napoli per consegnare questo importante omaggio al cardinale. Quindi la festa veramente ormai va oltre la periferia e anche il centro della città di Messina. È una festa che in qualche modo ci aiuta a mettere in risalto la grande figura di questo santo nella Chiesa. Sant'Antonio è morto giovanissimo, 36 anni di vita, quindi possiamo ben immaginare, possiamo ben capire che i fedeli di ogni secolo si sono affezionati a lui, intanto perché era giovanissimo, intanto per la sua storia, che aveva abbandonato il vecchio ordine per farsi frate, per andare in Africa e cercare di portare il Vangelo lì dove c'erano un po' i musulmani, e questo era il suo desiderio. Poi viene naufragato, c'è un naufragio e arriva qui in Sicilia, per cui in poco tempo, in pochi anni di vita è concentrata una densità di santità
in Antonio di Padova, che poi era del Portogallo di Lisbona. Per cui, ecco, questa tradizione è rimasta sempre nella nostra città da oltre 8 secoli, fin quando Annibale di Francia, che era personalmente molto legato a Sant'Antonio e quindi aveva una sua devozione, porta questa devozione nel quartiere Avignone. E lì si sviluppa in un modo indescrivibile. Quando arriva la statua del santo in città nel 1907, l'anno prima del terremoto di Messina, ci furono migliaia di persone che andarono al porto a prelevare questa statua, quasi come un segno di quello che poi sarebbe successo tutti gli anni dopo e che ci portiamo ancora ad oggi. Voi potete vedere il flusso enorme di gente. Io intanto ringrazio Padre Mario per tutte queste notizie, queste informazioni storiche, però a questo punto ci rituffiamo un po' nell'attualità, alla scoperta della parrocchia di Sant'Antonio, che non è ovviamente solo la festa di metà giugno, ma è ben oltre. Sì, è vero Giovanni, Sant'Antonio, la Basilica di Sant'Antonio non è soltanto la festa in assoluto, ma è una istituzione per la città, un'istituzione di carità. E adesso è il momento di sentire proprio la voce di chi ha una responsabilità, come la presidente della ONLUS della mensa e anche il presidente, dico bene padre, che si occupa di tutte le azioni di carità nella coordinamento di tutte le attività della mensa. Allora, io mi sono spostato da questo lato, mi sono alzato, sono con i nostri ospiti, la signora si chiama? Elena Donato. Allora, Elena Donato, dicevo poco fa, non è solo la festa di metà giugno ovviamente, ma c'è tutta un'organizzazione di solidarietà e di beneficenza, diciamo, per i cittadini in generale. Esatto, io tiene lei. Allora, io mi occupo della mensa, che è una delle opere di carità, una delle più importanti opere di carità che si occupano i padri rogazionisti. I padri rogazionisti hanno fondato nel 2008 questo bel punto di riferimento per chi non ha la possibilità di avere un pasto caldo ogni giorno. E tenete presente che noi abbiamo iniziato nel 2008 ad avere una quarantina di persone che venivano tutte le sere a pigliarsi il pasto caldo da noi, ma noi adesso nel 2024 siamo arrivati a 300 pasti. 300 pasti che abbiamo avuto la possibilità di diversificare le famiglie con i senza fissa dimora. Perché è stato fatto questo? È stato fatto questo perché la famiglia deve avere la possibilità di rimanere insieme a casa con i figli, con il proprio nucleo familiare, e senza fissa dimora restano con noi anche per avere una parola di conforto. Siete voi la famiglia? Noi siamo la famiglia per loro, noi diamo qualsiasi bisogno di parola, di conforto, di assistenza. Perdonami Elena, ci vuoi un po' raccontare come è mutuata, come è organizzata la mensa? Sì. Gli orari? Sì, tenete presente che gli orari oscillano dalle 16.30 alle 18.30, ma ritorno a dire, la nostra è una famiglia a 360 gradi, perché diamo la possibilità, da quest'anno è nato pure un consultorio medico. Le persone che hanno di bisogno di avere una visita, un accertamento o qualsiasi tipo di livello. Lo sportello è un'altra cosa, questo è a livello sanitario, perché voi dovete sapere una cosa, che i poveri non hanno la possibilità di potersi mantenere, ecco, il discorso di poter andare a fare una visita specialistica, oppure possono aspettare dei tempi. C'è un'assistenza, diciamo, a 360 gradi. Noi assistiamo. Oltre, ecco, ritorno al discorso di Jenny, che facciamo lo sportello d'ascolto due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, per capire il disagio delle persone che hanno. E tutto questo è possibile anche all'esercito di volontari? Sì, ci sono 120 volontari che devo dire che abbracciamo tutti, naturalmente, che sono le colonne portanti della mensa. Parliamo anche con Vincenzo Gitto,
E sono il presidente del comitato dei festeggiamenti della Basilica Sant'Antonio. Diciamo poco fa. È un bel impegno perché diciamo che i festeggiamenti sono importanti perché ormai non è più una festa ma sta diventando un evento, siamo a calendario nell'attività cittadina e quindi diciamo abbiamo anche una certa responsabilità perché diciamo siamo un punto di riferimento per tante cose. La Basilica, come diceva Padre Mario, è una basilica che ha un seguito importante dove provengono da tutte le città limitrofe, oltre che dalla provincia di Messina, e moltissime dalla Calabria, oltre che quest'anno veramente abbiamo avuto un numero importante di persone che venivano sia dalla Campania che dalla Puglia. E quindi diciamo che sì, abbiamo un bel impegno perché poi chiaramente avendo la Basilica come riferimento, come non possiamo mancare diciamo a fare bene. Noi iniziamo le attività già da fine anno, ci occupiamo di tutte le attività che sono annesse alla raccolta. Una programmazione. Sì, perché i festeggiamenti comunque ci impegnano anche a livello economico, è un impegno importante. E poi comunque le nostre raccolte oltre ai festeggiamenti vanno anche per l'attività delle missioni. Ma, diciamo. Sì, perché non dimentichiamo che sono caso, missionari. Certo, c'è un esercito di i rogazionisti sono diffusi tanto. In quasi allora, tutti i paesi. Io devo intervenire perché abbiamo 3 minuti per concludere, do la linea a Jenny e chiudiamo con Padre Mario. Grazie intanto a voi. Sì. Padre Mario, lei è un sacerdote, un organizzatore di grandi eventi, perché di fatto lo è e lo fa col cuore, lo fa con quella grande passione che lo anima. Io desideravo chiederle soltanto una cosa che mi stava proprio a cuore. La cattedrale, la Basilica ha ospitato 6 concerti di musica classica, bellissimi, con grandi talenti, con artisti, ha coinvolto il conservatorio. Le volevo chiedere come si può arrivare al cuore della gente la musica classica, non solo quella classica, perché poi la città è stata teatro di concerti, anche di musica modern, pop, eccetera, però in particolare, secondo lei, con la musica effettivamente come fa ad arrivare al cuore della gente? Si può fare un percorso anche educativo in tal senso, proprio per aiutare, per avvicinare le persone, per aumentare la loro sensibilità? Ma certamente, la musica è uno strumento straordinario che arriva sempre al cuore della gente e Sant'Agostino diceva chi canta prega 3 volte, prega di più addirittura, quindi il canto, la musica in qualche modo elevano l'animo a Dio e quindi va oltre quella che è una realtà umana, proprio perché ti fa emergere sopra questa realtà, sopra le situazioni che si vivono, anche la sofferenza, eccetera, ti dà un momento di serenità con la tua anima, per cui è importante che la musica anche all'interno dei nostri contesti ecclesiali, le chiese, si possano svolgere dei momenti musicali o di canto. Io personalmente sono molto affezionato alla musica, sono stato sempre un amante della musica, per cui da quando sono rettore, ecco, devo dire che ho incrementato questo aspetto perché c'è bisogno dell'aspetto religioso, ci sono tante messe a Sant'Antonio, ci sono tutte le varie celebrazioni, ma uno spazio importante alla musica l'ho sempre dedicato durante tutto l'anno. Naturalmente il culmine di questi eventi musicali è proprio la festa di Sant'Antonio, dove proprio il giorno della Notte Bianca si svolgono tutti questi concerti e la gente è davvero tantissima che si ferma proprio perché venerano il santo, ma anche vogliono ascoltare questo momento bello di elevazione di se stessi a Dio. Un'ultima battuta con Padre Mario, con cui starei ore e ore a parlare e a sentirla parlare, soprattutto una domanda un po' più ampia e chiudiamo questa puntata. La Chiesa Cattolica si prepara al grande evento, al 2025, questo grande appuntamento che avviene ogni 25 anni. Ecco, le faccio una domanda un po' più ampia. Cosa cambia, ecco, rispetto al 2000? Perché il mondo vive in un dinamismo eccezionale. La politica fa purtroppo la sua parte. La politica purtroppo fa la sua parte, nel senso che quando dico politica purtroppo non mi viene da pensare al positivo ma al negativo, alle guerre, alle problematiche, alle diatribe, eccetera. 2025, anno importantissimo per Roma, ma non soltanto per Roma.
Ma il Giubileo nasce storicamente anche come momento di riconciliazione nella storia. Speriamo che quindi lo sia. Capiamo ecco, che bravo. In contesti come quelli attuali, dove c'è un mondo in rivolta, ci sono guerre e violenza, sicuramente il Giubileo si viene a incastonare in questa situazione, ma per cercare di mettere insieme gli uomini e riconciliarli. Quindi partiamo da questo punto fondamentale, che il Giubileo è un momento forte di riconciliazione ma anche di speranza. Infatti il tema di questo Giubileo che il Papa ha dato: pellegrini di speranza in un mondo difficile che viviamo, per cui la speranza in qualche modo permea quella che è la nostra vita, la nostra società, deve in qualche modo ridare gioia al cuore dell'uomo, che sicuramente con le guerre non vive momenti di serenità, ma si va incontro a quelle che sono le situazioni peggiori, perché ecco, gli ultimi eventi, soprattutto in Palestina, tra Israele e la Palestina, e poi la Russia e l'Ucraina, chi ne fa le spese? Sono sempre la povera gente, i bambini, le donne, gli anziani, che purtroppo ci lasciano. Siamo nel nuovo millennio, siamo nel futuro e ancora ci tiriamo le pietre. Sì. Io però volevo tornare un attimo nel territorio. 30 secondi che abbiamo finito. Volevo tornare un attimo nel territorio, quindi un processo di formazione costante, è questo alla fine che poi può portare a far elevare effettivamente il popolo in questa crescita. E il rapporto con le istituzioni, cioè quanto possono incidere? Lei comunica molto, c'è cioè un certo tipo di... Sì, io da quando sono qui in città e a Sant'Antonio devo dire che ho sempre improntato le mie relazioni con serenità con le istituzioni, perché penso che la vera sinergia nasce dall'essere insieme per il bene della gente. La Chiesa fa la sua parte, l'amministrazione fa la sua parte, tutte le altre istituzioni, militari o civili che siano, insieme possiamo davvero superare quegli scogli, quegli ostacoli che in qualche modo fanno sì che poi ecco, la gente si trova in serenità ad affrontare anche le proprie situazioni familiari in contesti difficili come ci possono essere in una città come la nostra. Grazie. Bene, grazie, padre Mario Magro, staremo ora ad ascoltarlo perché è veramente grazie a Genilello, grazie a voi. Ci vediamo al prossimo appuntamento.